anziani, ma... E non mi è mai capitato di pensare sul tetto. Però è un bel tetto, un tetto di tanti anni fa. Piazza di Spagna, splendida giornata. Traffico fermo, la città indurgata. E quanta gente, quanta che ce n'era. Cartelli in alto e tutti si gridava. E no alla scuola dei padroni. E via il governo, dimissioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi. Vorrei fare una piccola cronaca. Che la stampa ha sottaciuto. Il movimento che cresceva ha emarginato. La polizia ha occupato l'università. La polizia sta avanzando con le camionette, perché vengono informati, ovviamente, che la facoltà di addirittura non è ancora espugnata, non è ancora liberata dai ribelli, dai rivoluzionari, da tutto questo, e sta avanzando verso la facoltà di addirittura. Parte un dibattito qui dentro, però prima sulle scale, molto violento, già si intravedono le tendenze nel movimento, tra Pier Giorgio Ramundo, Domenico Cecchini ed io. L'assemblea è nel corpo scala. Cos'è lo scontro? Importante, perché importante ha a che fare con la politica di quel momento. Domenico Cecchini propone di raggiungere i compagni in via dei Frentani o all'università. Pier Giorgio ed io ci battiamo per rimanere qui dentro, per mostrare che veniamo portati via da qua, che la facoltà appartiene a noi, che l'università appartiene agli studenti, appartiene a chi studia. E quindi non lasciamo libera la facoltà. Alla fine vince la nostra linea, Domenico giustamente, e ha ragione, raggiunge i compagni, in via dei Frentani e negli altri punti dove si riunisce questo enorme movimento, causa l'espugnazione dell'università da parte dello Stato e da parte della polizia. Quindi l'abbandono del corpo studentesco e docente, che libera gli spazi per lo Stato, per la polizia, per gli ordini che vengono impartiti, e entriamo in quest'aula. Pier Giorgio prende in mano l'assemblea. C'era molta gente. E io ero in quell'angolo lì, molto pensieroso. Tra poco arriva la polizia. Che cosa si può fare? In quel momento mi avvicino a Pier Giorgio al microfono e gli dico, per fargli capire che non è una grande strategia politica, che la creatività nostra, la nostra spontaneità, non è pilotata da un partito, quello che è stato scritto dopo. È la nostra